potrebbe solo la fotografia. Incredibili, delle cose che non stanno più né in cielo né in terra, e pensate come sono cambiati i tempi, no? Una volta io facevo psicologo, quelli che venivano da me, no, e non avevano voglia di fare un cazzo, mi dicevano: io vorrei fare il portinaio, no? Adesso mi dicono: io vorrei fare il magistrato. Perché dov'è la magistratura? La domanda è: la magistratura dov'è? Dovremmo chiederlo a chi l'ha visto, perché stanno succedendo cose che non stanno né in cielo né in terra. Ormai c'è un'evidenza clamorosa, no? Il fatto stesso che questi farmaci sperimentali non siano immunizzanti, no? Al contrario di quello che ha detto il mentitore seriale, no? Quello che ha detto Draghi, che ha detto: chi si vaccina avrà la garanzia di essere immunizzato. Non è vero un cazzo, perché poi i fatti hanno dimostrato che chi si vaccina si ammala, e si ammala forse ancora di più. E allora va da sé che anche un Green Pass, una discriminazione voluta sulla base di un qualcosa che non immunizza, diventa un abuso bello e buono senza nessun fondamento. E allora io mi chiedo: dov'è la magistratura? Dove sono? Anche considerando il fatto che in altre nazioni la magistratura lavora, e anche considerando il fatto che in alcuni paesi, come ad esempio la Danimarca, si è già mollato tutto, pronti via, mentre invece in altri paesi, come ad esempio Israele, con la stessa percentuale di vaccinati della Danimarca, si continua tutto spiano. E allora, venì, dobbiamo farci due domande, no? Perché voi avete mai visto le emorroidi che se vai a Roma te le curano in un certo modo, poi se ti sposti a Parigi te le curano in un altro modo? E allora vuol dire che non c'è niente di scientifico, non c'è niente di sanitario, è tutto politico. È talmente evidente questa cosa, è talmente alla luce del sole, che basterebbe un magistrato libero, vedi? Un magistrato libero, ci sarà un magistrato libero. Io mi ricordo quando ero bambino che leggevo i fumetti, no? E c'era questa città, Topolinia, che aveva una percentuale di crimine bassissimo, lì andava tutto bene. Io ho vissuto a Dubai, ecco, praticamente Topolinia più o meno era come Dubai, crimine praticamente non ce n'era. Eppure là la magistratura e anche le forze dell'ordine non capivano mica un cazzo, eh?
La magistratura non faceva niente. C'era Bassettoni e Manetta che era come andare di notte, però loro fortunatamente avevano Topolino. E Topolino arrivava, diceva: no, guardate che niente, è andata così e così, questo qua ha fatto questo e questo, e le cose andavano a posto. E allora io vi dico che l'Italia, no, sarebbe un paese meraviglioso, basterebbe che ci fosse Topolino. Perché se in Italia ci fosse Topolino, considerando che nel 2014 Obama telefona al ministro Lorenzin, la conoscete, quella che si andava a inventare i morti di Morbillo in televisione abusando del proprio ruolo, no? Procurando allarme, abusando della credulità popolare, però anche lì non si muoveva nessuno. Lei era perfettamente in diritto di raccontare tutte le puttanate che voleva per in televisione. Allora, nel 2014 Obama chiama la Lorenzin, gli dice: portati due amici. Lei va giù con Ranieri Guerra, quello che era nel CDA della Glaxo, poi è arrivato all'OMS passando per il nostro governo, un altro che si chiamava Pecorelli, che poi si dimise per conflitto di interessi, probabilmente avrebbe dovuto andare anche Pacciani, soltanto che era morto prima. Arrivano in America e Obama gli dice: ragazzi, ho una notizia meravigliosa per voi, siccome mi sembrate proprio un paese integro, no? Perché noi ne venivamo dalla mazzetta De Lorenzo, mi sembrate proprio il paese adatto, io vi voglio fare capofila delle politiche vaccinali per 5 anni. Dal 2014 al 2019, grande onorificenza, Italia paese capofila delle politiche vaccinali. Poi, nel 2019, a Wuhan, mi sbuca fuori improvvisamente un virus al 96% asintomatico. Che cosa vuol dire? Vuol dire che tu ce l'hai addosso e non sai di avercelo, no? Eppure non c'è stato un cazzo di cinese che è uscito fuori da Wuhan a prendersi un caffè a Shanghai, a Pechino, a Canton. No, questo virus mi ha fatto un salto come Fiona May ed è arrivato direttamente nel paese capofila delle politiche vaccinali. Anche Evelyn Topolino avrebbe già subito drizzato le orecchie già nel 2014, no? E invece niente, invece va tutto bene, tutto tranquillo. Poi nel 2018 un attivista del Movimento 5 Stelle, che poi poverina è morta nello stesso anno, mi telefona e mi dice: Tosato, guarda che tu non riuscirai a capire i vaccini. Parliamo del 2018, quando c'era ancora il morbillo peste bubonica, vi ricordate? Che io guardavo mia madre e gli dicevo: beh, ma sei una criminale, tu mi mandai alle feste a pigliarmi il morbillo, sono vivo per miracolo, perché lo descrivevano come un morbo letale. E la Eva Reali, questa attivista, mi disse: guarda Tosato, tu non capirai i vaccini fino a quando non capirai cosa c'è dietro. E mi disse: io nel 2013-2014 venni avvicinata in modo poco pulito dal responsabile per il Mediterraneo, allievo di Ricciardi, probabilmente un certo Paolo De Santis, responsabile per il Mediterraneo della McKinsey, che mi disse: abbiamo un piano di ristrutturazione sanitaria globale, ho detto globale, che poi dico che sono terapeutista, globale, da portare avanti. E lei fece una riga di nomi, di cognomi, disse: c'è una piovra terrificante che prende dall'ultimo bidello al primo magistrato del CSM, sono tutti dentro a mangiare nella greppia. E allora su questa cosa è stato scritto un libro, è stata fatta una conferenza stampa in Parlamento dove non è arrivato nessun giornalista, avevano preso tutti il Covid, si vede, perché non c'era neanche un giornalista. L'onorevole Sara Cunial, l'unica là dentro ad aver tenuto la schiena dritta, ci ha fatto un'interrogazione parlamentare, nessuna risposta, come buttare una bottiglia in mare. E allora lì Topolino veramente si sarebbe incazzato brutalmente, avrebbe detto: ma come? Abbiamo la pistola fumante, abbiamo nomi e cognomi, fate due incroci, cazzo, incrociate due mail, controllate due telefonate, niente. E poi, in ultimo adesso, Meluzzi,
ha tirato una bomba, ragazzi. Quella su Nagasaki e Hiroshima era niente, Meluzzi fa un'intervista e dice: giuro sui miei figli, un po' come faceva Berlusconi, che loro si toccava sempre le balle tutte le volte che suo padre apriva bocca. Giuro sui miei figli e sulla donna che amo, che a scopo propagandistico mi è stato offerto di inocularmi per finta un vaccino, per finta un vaccino. Il giorno dopo Topolino gli avrebbe telefonato, gli avrebbe detto: professore, può venire un secondo a parlare con me? E si sarebbe fatto dire i nomi, i cognomi, chi gliel'ha detto, chi gliel'ha offerto. O no? E allora qual è il problema in Italia sostanzialmente? Non che c'è Draghi, ma che manca Topolino, belì! Se noi abbiamo un problema, vi garantisco che chi ci sta ricattando ne ha uno molto, ma molto più grande del nostro. Sono proprio nella merda! Quindi non dobbiamo avere paura, signori! Sono loro che devono avere una paura fottuta! E lo sapete come mai? Lo sapete come mai? Perché il loro piano è fallito in realtà già al primo step. Vi ricordate? E lì andrà tutto bene, balliamo sui balconi e le bare di Bergamo e disinfettiamo le strade e il vaccino che arrivava giù Belin come il treno Glasgow-Londra scortato dalla polizia a meno 80, poi te lo inoculano adesso anche sulle spiagge a più 50 gli uomini del cocco Belin. Hanno un problema enorme, perché quando loro hanno fatto questo speravano che noi fossimo tutti, ma proprio tutti, ma proprio tutti coglioni. E loro hanno detto: noi adesso gli facciamo bau e questi arrivano tutti di corsa a portarci il braccio, a portarci il braccio. E invece non è successo così. 15 milioni di quelli che loro considerano il loro bestiame, 15 milioni di mucche loro, sono rimaste fuori dalla stalla e gli stanno facendo una leva. 15 milioni di persone non si sono ancora inoculate. A queste dobbiamo aggiungere almeno 10 milioni di persone che purtroppo hanno ceduto a un ricatto che non è diverso da qualsiasi ricatto di un guapo mafioso che ti entra nel negozio e ti dice: guarda che o paghi il pizzo o te lo brucio. Lì ti dicono: se vuoi lavorare ti devi fare il vaccino. E allora qualcuno c'è caduto, magari 10 milioni di persone, ma quando tu paghi l'aguzzino non sei tanto contento, non vuoi tanto bene al tuo aguzzino, perché un conto è l'obbedienza, un conto è il gradimento, signori. Quindi ci sono 10 milioni di persone che si sono vaccinate dietro ricatto, incazzate nere. Poi a queste dobbiamo aggiungere quei 10 milioni di persone che si sono vaccinate perché hanno creduto alla Venier, quella che gli è rimasto il sorriso sbieco e ha provato a buttarlo in culo al dentista, sapete, no? E diceva: dai Belin, che torniamo ad abbracciarci tutti e torna tutto come prima. E invece si sono trovati la terza dose da fare. Sapete, quelli che Belin si sono vaccinati perfino per andare a Mykonos, no? Praticamente se lo sono presi in quel posto ancora prima di arrivare a destinazione. E allora, se noi contiamo 15 milioni più 10, più 10, abbiamo almeno 30-35-40 milioni di persone che hanno sul cazzo il governo Draghi. E allora non dobbiamo fare vittimismo, dobbiamo organizzarci e fare una società parallela, senza Green Pass, senza tamponi, senza vaccini, liberi come siamo nati. Ciao, ciao. Allora, velocemente, per chi non mi conosce, sono uno di quei pazzi che nel 2000 già scriveva i libri Nuovi Eretici e quello che non ci dicono, che ha previsto tutti questi 20 anni.
e sono stato il più censurato in assoluto nel 2020. A marzo 2020 usciva i nuovi Retici 2, Nuovo Ordine Mondiale Coronavirus, censurato per oltre 9 mesi. Perché quando io scrivevo nel 2020 queste cose ero solo, ero malato di mente, fermavano mia mamma e dicevano: quel pazzo di tuo figlio che cazzate scrive. E oggi abbiamo una nazione fantastica che ha capito esattamente quello che sta succedendo. Bravi! Bravi! Certo, Prescott Bush ha fatto sterilizzare centinaia e centinaia di migliaia di persone. Prescott Bush è il nonno dei Bush. L'IG Farben, finanziata anch'essa da Bush e da tutta una serie di banche oltreoceano, una delle acciaierie che produceva i gas Nervini, ovviamente imputata con tutta una serie di capi d'accusa per distruzione e crimini contro l'umanità. Perfetto, IG Farben finanziata sempre da quelle famiglie, quando è stata accusata e quindi è stata distrutta, ha formato quella che oggi conosciamo come Bayer. E quindi cominciate già a capire perché questa mentalità di oggi in realtà è molto più vecchia. Si è formata la Bayer, sono formate altre aziende farmacologiche, tutte quelle che oggi detengono il potere vengono fuori da quella distruzione. Gli amministratori delegati non tutti sono stati imputati, ma sono stati trasportati in altre aziende. Ora arriviamo velocemente al 1991, ok? Dove determinati signori in un convegno di Ginevra hanno detto che loro non riposeranno fino a quando tutto sarà distrutto, e in realtà volevano annientare tutto coi vaccini. Trovate tutto documentato. Questi signori erano David Rockefeller e Henry Kissinger, premio Nobel per la pace. Nel 1992 il nostro caro Presidente del Consiglio sul Panfilo Britannia, insieme a Grillo, insieme agli Agnelli, insieme a altre famiglie, iniziano la deindustrializzazione dell'Italia. Ed ecco perché è fondamentale capire perché oggi abbiamo questo signore che tra poco diventerà Presidente della Repubblica, per completare quel giro. C'è un culto religioso. Questo deve essere chiaro, perché noi abbiamo oggi la necessità che voi facciate quel salto quantico di consapevolezza che è dettato dalla sofferenza che voi avete trovato sicuramente in passato, che fa cambiare la vostra percezione della realtà. Abbiamo bisogno di voi in questo momento. Noi dobbiamo restare duri e puri, e noi su questa nuova umanità fonderemo il nuovo mondo, che è quello che loro non vogliono. Ricordate l'insegnamento, una delle cose più importanti che io tratto da Cilindro Montanelli? Il grande giornalista storico diceva che tutti gli ismi sono dei pericoli mortali, sono delle degenerazioni da combattere. Il comunismo, il nazismo, il terrorismo e chi più ne ha più ne metta. Oggi il vero nemico nostro è il vaccinismo. Cerchiamo allora di conoscere questo nemico che dobbiamo combattere. Vaccinismo è l'idolatria dei vaccini, è investire solo sui vaccini negando o trascurando ogni altra ricerca o cura. L'ivermectina è sicura da 60 anni, con 3,7 miliardi di dosi utilizzate. Scusa un attimo, è sicura da 60 anni, non ha detto 60 giorni, 60 anni! Ed ha concluso: se il governo non la rende disponibile, ha le mani sporche di sangue. Ribadiamolo che questi governi hanno le mani sporche di sangue! Ribadiamolo ovunque! Vaccinismo è usare l'esercito per svolgere una campagna di vaccinazione. Vaccinismo è indurre a vaccinarsi offrendo all'uscita dell'hub vaccinale una birra, un gelato o simili premiucci. Cose indegne per esseri umani. Bravi. Vaccinismo è ignorare sistematicamente qualsiasi appello di medici, comitati ad interrompere questa campagna di vaccinazione anti-Covid devastante e fallimentare. Bravo!
Vaccinismo è non aver protocollato in tempo utile la cura col sangue iperimmune dei guariti. E qui fare un applauso al nostro meraviglioso De Donno, che tutti noi immaginiamo aver dovuto dare la vita per questo. Grazie De Donno! Vaccinismo è voler vaccinare anche persone che non corrono alcun rischio di ammalarsi, come i bambini o gli immunizzati naturali. Vaccinismo è negare qualsiasi controindicazione ai vaccini, come le allergie, le malattie autoimmuni e altre condizioni come quella di gravidanza, eccetera, eccetera. Secondo me vaccinismo è anche sostenere, come ha fatto un tale, smentito il giorno dopo da tutti i medici, che l'appello a non vaccinarsi è un appello a morire. Non ti vaccini, ti ammali, muori oppure fai morire. Vaccinismo è anche sostenere, come ha fatto un altro tale, che non si dovrebbe invocare la libertà per sottrarsi alla vaccinazione, perché quell'invocazione corrisponde a mettere a rischio la salute altrui. Ma vaccinismo è soprattutto, come dicevo, non fermare questa campagna vaccinale negando i fatti. Purtroppo ci stiamo scontrando nei tribunali con i magistrati, non sulle norme, ed è per quello che oggi non vi parlo di norme, pur essendo un avvocato, ma sui fatti, perché anche fatti clamorosamente accertati e veritieri vengono negati. Allora noi dobbiamo combattere con pazienza, in modo pacifico, con temperanza, senza indugi alla violenza ovviamente, anche se sono di Francia che non ci appartengono, e con la forza, che è una forza che i nostri nemici non conoscono, per cui non ne conoscono la potenza, che è la forza della verità. Per quello noi ci asteniamo da qualsiasi violenza, perché non cediamo a queste cose. Vi ricordo quello che ha detto di recente la dottoressa Lee Merritt, un chirurgo in pensione della Marina degli USA. Abbiamo smesso di lavorare sul vaccino del virus respiratorio sincinziale a causa di 22 decessi di neonati in ospedale. Abbiamo fermato l'H1N1, cioè la suina, dopo 53 morti o 53 eventi avversi. Adesso ne stiamo probabilmente avendo 53 al giorno. Allora, sapete qual è il dato ufficiale dei morti da vaccini segnalati e raccolti da Eudra Vigilance? Siamo non a 50, non a 500, non a 5.000, ma a 23.252. E oltre a questi morti abbiamo poi altri 2.189.537 casi avversi, di cui circa la metà gravi. Questi sono i dati ufficiali dell'Istituto Eudra Vigilance, delegato dall'EMA a raccogliere tutti i dati a livello europeo. Se guardassimo all'America o all'Inghilterra avremmo dati simili. Allora, la domanda della dottoressa Lee Merritt, la domanda che ci si deve porre è: perché non è stato ancora fermato tutto questo? E non mi si venga neppure a raccontare la favoletta che dobbiamo fare il rapporto tra i numeri di morti da Covid e il numero di morti da vaccini. Perché in realtà abbiamo la sentenza ormai del Tribunale Amministrativo di Lisbona nel processo 525/2021 del 19 maggio 21, che ha attestato come i morti da per Covid reali in Portogallo, anziché gli oltre 17.000 indicati dal governo, sono risultati, sapete quanti? 152. Se facessimo la stessa proporzione, una semplice proporzione indicativa ovviamente, non un dato certo scientifico, ma indicativa, con i 128.000 morti circa in Italia, avremmo avuto in realtà solo 1.145 morti in Italia da Covid, contro i 6-7.000 di ogni influenza annuale. Grazie. No Green Pass! 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 No Green Pass!
professori negazionisti, professori negazionisti, complottisti. Parliamo seri. Definizione di Novax. Novax. Stanno mettendo questa etichetta a chi ritiene che in questa nazione ci debba essere la libertà di scelta terapeutica. Chi va contro il pensiero unico è un Novax e diventerà terrorista, quindi siete tutti candidati per il nuovo terrorismo. E allora noi ci definiamo per quello che siamo veramente, noi siamo i patrioti, da oggi noi siamo i patrioti. Ricordatevelo, in ogni momento, chiunque tenti di definire noi Novax va denunciato, perché noi non siamo Novax, noi siamo patrioti, siamo italiani e vogliamo la nostra Costituzione libera e liberata contro questi criminali. Volete il free pass? Due parole sul free pass. Allora, tutto quello che possono dire sul free pass, carta straccia, falso, non esiste, sono negazionisti. È una dichiarazione che ogni cittadino italiano ha il diritto e ha il potere di dichiarare, dichiarare la sussistenza dei propri diritti. Usiamo questa certificazione, abbiamo proposto questa autocertificazione per dare uno strumento a chi non è avvocato di poter passare dove avrebbe comunque diritto di passare. Studiate bene le norme che hanno scritto in maniera allucinante per impedire all'uomo medio di capire quello che intendono. Dicono: il Green Pass è obbligatorio, lo dicono, ma in realtà richiamano anche le norme europee che impediscono la discriminazione. Quindi ogni volta in cui qualcuno vi chiede l'esibizione del Green Pass, voi dovete rispondere: io non intendo esibire nessun Green Pass e non intendo sottopormi a nessuna discriminazione. Le mie scelte sono mie personali e sono tutelate dalla privacy. Questo è quello che bisogna fare. E un'altra raccomandazione importantissima: andate in gruppo. Noi siamo forti perché siamo insieme e state tutti pronti. Ci sarà la grande chiamata. Andremo a prenderci la nostra libertà. Visto che non hanno nessuna intenzione di fare sconti o di ritirarsi, li faremo ritirare noi. Siamo 20 milioni di italiani che non hanno intenzione di stare sotto questa schifo dittatura. Questo è il nostro gruppo, le cure domiciliari precoci, le cure domiciliari precoci. E proprio perché precoci? Perché è questo il messaggio che io vi voglio dare. Voglio dare un messaggio di serenità a chi non è vaccinato e anche a chi è vaccinato. Questo è importante, qua non ce ne saranno pochi, ma trasmettete questo messaggio, perché chi è vaccinato si ammala. Chi è vaccinato si ammala, quindi noi stiamo curando sia i non vaccinati che i vaccinati. Da 15 mesi, quindi ancora in epoca pre-vaccino, abbiamo cominciato a curare con le cure domiciliari e, come sottolineo, precoci. Precoci vuol dire subito, ai primi segni. Siamo contro la vigile attesa e la tachipirina, l'imposizione di un governo fallito. Questo è un governo criminale.
Nel momento in cui c'è l'emergenza, voi potete chiamare con un messaggio, sarete contattati celermente e avrete un medico che vi seguirà H24 fino a tutta il percorso di terapia fino alla guarigione. Deve essere chiaro, è una questione di organizzazione, più presto interveniamo, più presto vinciamo, quindi iscrivetevi. Noi quando interveniamo abbiamo dei protocolli sia per i vaccinati che per i non vaccinati e nel 99% di tutti i miei colleghi e compreso me non abbiamo quasi mai avuto se non pochissimi casi che abbiamo dovuto ricorrere all'ospedale perché la situazione si complicava, quindi il 90% li abbiamo curati a casa loro mantenendo anche le loro necessità, i loro desiderata, in modo tale che abbiamo seguito un percorso terapeutico pennellato sulla persona, perché il messaggio deve essere chiaro: qui si guarisce, si guarisce. È per questo che non ci vogliono al Parlamento, è per questo, perché noi li sabotiamo questo stato di perenne situazione di calamità pubblica e di pericolo dove ti impongono delle terapie. Ma le terapie ci sono, basta andare in qualsiasi farmacia, le trovate con pochi soldi e guarite. L'importante è essere seguiti da persone che siano competenti e che sappiano il loro mestiere. Non tutti i colleghi lo sanno fare, ma c'è una curva di apprendimento per chi entra nel nostro gruppo, in modo tale che tutti possono essere seguiti. Possono essere seguiti gli adulti, gli anziani, i bambini, perché abbiamo anche i pediatri, possono essere supportati da un servizio di psicologi, possono essere riabilitati, possono essere aiutati anche da un gruppo di infermieri. Avete sentito dell'ivermectina, che è veramente un farmaco salvavita, quindi questi ci stanno ammazzando per non darci una cura da 2 euro, perché vogliono fare il business dei monoclonali anche per il dopo, che costa 2.000 euro, danno erariale, nostri soldi. Allora, ci sono mille cose che stanno facendo che li mettono al muro, però scivolano come le bisce. Ma c'è una cosa che hanno fatto, ed è gravissima. Hanno sottoposto a sperimentazione i minori e quelli che non hanno la capacità di dare il consenso. Questo diritto di sottoporre i minori a questa sperimentazione non c'è, è vietato dalla Convenzione di Oviedo, è un crimine contro l'umanità. Giù le mani dai bambini, giù le mani dai bambini. Ci vogliono tenere distanti perché noi abbiamo un cuore. Il nostro cuore è legato al cervello, è una parte del cervello, emette delle onde. E noi possiamo mandare queste onde a chilometri e pensare a tutti i danneggiati, decine di migliaia che saranno 10 volte tanto, dai morti, milioni di danneggiati. E voi lo sapete, i minori che stanno vaccinando, che poi non è un vaccino, lo sappiamo, soffrono tutti, gli spaccano il cuore. Sono dei delinquenti, stanno rovinando le generazioni future con una sperimentazione abusiva, articolo 17 della Convenzione di Oviedo. Allora dobbiamo fare questo, c'è un sito dove potete mettere il vostro nome e cognome e noi tramite gli avvocati, tramite l'associazione manderemo la diffida, cioè stop, non potete farlo, vi fermate perché è un reato al governo, al Presidente della Repubblica, alle regioni, agli ordini dei medici che violano il giuramento di Ippocrate. Noi siamo per i diritti umani, loro sono i delinquenti. E poi dopo la diffida faremo la denuncia e dopo la denuncia chiederemo alla polizia di andarli a prendere e se la polizia non va lo chiederemo ai carabinieri e poi all'esercito e se non basterà
dovremmo farcene uno nuovo di esercito. Non si scherza con la libertà! Siamo in rappresentanza degli studenti contro il Green Pass di Venezia. Se vogliamo dunque dare un senso alle lezioni di diritto, alle lezioni di storia, alle feste nazionali e alle lapidi dei nostri avi, dobbiamo capire che dalla memoria va tratto un senso e non un'informazione. La storia insegna, ma non ha scolari, diceva Gramsci, perché ci ostiniamo a pensare che le persone di oggi siano diverse da quelle del passato. Non solo, ci ostiniamo a credere che le persone di oggi siano migliori di quelle del passato. Purtroppo però da questa visuale miope, arrogante e spavalda non potremo mai accorgerci che oggi, come in passato, le persone possono provare le stesse emozioni, vivere nelle stesse situazioni, essere condizionate allo stesso modo. In particolare ora le persone provano una paura tangibile che può provocare oggi, come in passato, le medesime conseguenze e la medesima tensione sociale. In questo senso la storia è ricorrente. Il male che abbiamo imparato a riconoscere con certi contorni nel passato e che tendiamo a pensare che non si possa ripresentarsi, in realtà può assillarci sotto nuove e mentite spoglie, con altri attori e ordine di argomentazione. Può sempre irrompere nella nostra vita, magari attraverso uno stato di emergenza, se gli concediamo il favore di non aver capito il suo trucco. Provando a trarre un insegnamento dai poemi posti alla radice della cultura occidentale, in questo trucco consiste nell'apparire come un dono, nell'apparire una promessa di ritrovata pace, ma nell'essere in realtà il più grande dei pericoli, come un grande cavallo posto dagli Achei, i Greci, millenni fa, davanti alle mura della città di Troia. Il cavallo ora pretende nuovamente l'ingresso. Ora bussa alla porta del ristoratore, esige di essere esibito per salire su un treno, sbuffa all'ingresso delle università. Il cavallo ha preso le sembianze di un QR code ed è entrato nei nostri telefoni, galoppando insieme a noi dovunque andiamo, dovunque stendiamo le nostre volontà. Attorno a quel cavallo di legno, per citare l'Eneide, ragazzi e vergini, fanciulle cantano inni e gioiscono. E come allora, noi oggi balliamo e festeggiamo intorno a questo astuto equino digitale, perché lo riteniamo portatore di rinnovata normalità, di ritrovata sicurezza, ma esso avanza minacciando, scorre in mezzo alla città. Crediamo che lui solo potrà scacciare le minacce invisibili che hanno portato miseria in questo estenuante e lungo assedio, in questo estenuante e lungo confinamento. Ma permetteremo che a nulla serva la Cassandra apra la porta ai fatti futuri? Permetteremo che le sue parole mai verranno ascoltate dai troiani? Davvero permetteremo che a nulla serviranno le parole di Laconte stritolato dalle serpi di Atena? Questa è macchia contro le nostre mura innalzata, e spierà le case, e sulla città graverà. Un inganno v'è certo, non vi fidate, troiani! Sia ciò che volete, temo i Greci, davvero permetteremo di tradire la cultura, la memoria e gli insegnamenti della nostra storia? Noi diciamo di no! Grazie a tutti! Facendo due passi ho visto delle bacheche e ho scritto che alcuni sacerdoti della provincia di Venezia vogliono il Green Pass. Ma io mi domando, ma vi siete dimenticati di Santa Teresa di Calcutta che teneva i bambini leprosi nelle mani? Voglio dire, cioè, ragazzi, Cristo, cristiani, cioè svegliatevi, cioè nel sacerdoti, cosa state facendo? Cioè, l'altra sera ero in una trasmissione nazionale, non faccio il nome, ed ero uno tra otto, sette tutti contro di me, me ne hanno detto di tutti i colori, che se prendo il Covid mi si augura che non mi venga fatto nessuna cura, che insomma di tutto. Ho, in quel momento, dopo un'ora e mezza di trasmissione, mancavano 10 secondi, ho detto, ma pensa, mi sento, ho provato il sentimento dei fratelli ebrei dell'olocausto, cosa hanno provato in quei tempi, no? Io che non mi sono vaccinato, mi sono sentito una persona di serie C, Z, insultato da tutti, ma non ho detto niente, eh? Non ho detto niente, sono stato zitto nel silenzio e ho detto le mie cose.
E allora vorrei che da questa piazza, verso la politica ormai appiattita, sottoposta alle autorità massoniche, alle case farmaceutiche, al Deep State, alla Cina, all'America, noi abbiamo solidarietà, perché nessuno deve minacciare la morte a nessuno. Quindi, se mi permettete, da cristiano, io dico, mi dispiace che Luca Zaia o qualcuno l'abbia minacciato di morte, perché non è giusto, non si fa così. Ma anche la politica comunque deve avere lo stesso senso morale nei confronti di miliardi di persone che hanno lo stesso diritto di vivere. Quindi noi dobbiamo portare la giustizia, la verità. E quello che sta accadendo oggi con questo Green Pass, con le punture, con questo siero, questo è morte, anche questa. Anche questa è morte. Anche questa è morte. Quindi, tutti i politici devono capire che come si sentono minacciati, stanno minacciando anche la comunità mondiale internazionale. È fatta di 7 miliardi di figli di Dio e guai a chi tocca solo una di queste bambine. Il bipensiero orwelliano, un'arma funzionale all'instaurazione del nuovo ordine mondiale. La sfilza di errori che sin dall'inizio su scala globale ha contrassegnato la catastrofica gestione della cosiddetta pandemia Covid, rappresenta il frutto di una politica criminale condotta deliberatamente a danno dei popoli e che risponde allo scellerato disegno globalista le cui radici affondano come minimo nei passati decenni. Governanti corrotti, scienziati prezzolati e mezzi di informazione asserviti ai poteri forti sono chiamati giorno dopo giorno a un duplice compito: distorcere la realtà e alterare la verità. A tale scopo viene impiegata la tecnica psicologica del bipensiero, subdolo e ingegnoso strumento descritto dal massone George Orwell in 1984, romanzo distopico nel quale, sotto le vesti della fantasia, l'autore ha svelato il mostruoso progetto massonico per disumanizzare la società, per confondere le masse che, disorientate di fronte a una simile baraonda cognitiva, finiscono per lo più per credere acriticamente a qualunque fanfalucca venga loro propinata. E abbiamo detto fanfalucca! Notate la finezza di questa donna, grazie. Tale criterio è stato adottato anche in questa occasione, di conseguenza l'elenco delle incongruenze e delle aberrazioni che ci hanno inflitto è davvero lungo. Il pianeta è oggi popolato da 7,8 miliardi di abitanti, eppure dopo oltre un anno e mezzo di terrorismo mediatico dedicato alla Covid, si contano poco più di 4 milioni e mezzo di vittime, un tasso di letalità dunque irrisorio, senza contare che ben pochi di quei decessi sono davvero ascrivibili al SARS-CoV-2. Poiché i dati vengono opportunamente gonfiati da quanti ci lucrano sopra. I due grandi traditori dell'Italia, Conte e Draghi, hanno instaurato uno stato di emergenza che la Costituzione prevede esclusivamente in caso di guerra. E il codice della protezione civile contempla solo nella contingenza di una calamità naturale. Lo stato di emergenza è comunque fondato sulle traballanti fondamenta di tamponi farlocchi, non validati, e i risultati ottenuti, spesso falsi positivi, sono conseguiti mediante cicli di PCR falsati. La raccomandazione di non eseguire autopsia ha provocato un'ecatombe di morti. Al contempo, l'obbligo di incenerire le salme non ha consentito di smascherare i responsabili della carneficina. Non a caso, la Procura di Bergamo ha aperto in merito un'indagine per strage di Stato. È stato a lungo sostenuto che il SARS-CoV-2 avesse un'origine naturale, invece è una chimera.
cioè un virus ingegnerizzato nel laboratorio di Wuhan, come di recente confermato anche dall'immunologo statunitense Anthony Fauci. Con i lockdown è stata preclusa l'esposizione al sole e ci hanno costretti a una vita sedentaria. Il rafforzamento delle difese immunitarie avrebbe viceversa suggerito un po' di sano movimento e una vita all'aria aperta. Un'adeguata profilassi avrebbe inoltre comportato un'alimentazione sana e l'assunzione di vitamine e minerali, un genere di consigli che Mortimer, ovvero il ministro Speranza, si è ben guardato dal dispensare. Una comunicazione di regime ha insistito sull'utilità delle mascherine, dispositivi di protezione che di fatto si sono rivelati non solo inefficaci, ma anche dannosi per la salute. Per di più, ci avevano annunciato che una volta vaccinati non avremmo più dovuto indossare le museruole. Siccome esse rappresentano tuttavia un simbolo di schiavitù, non ce le leveranno mai più! Che il gel per disinfettare le mani ci avrebbe salvati! Peccato che si tratti di un prodotto cancerogeno e nessuno si sia preoccupato di informarcene! Assassini! 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 Ci hanno spiegato che la controinformazione non è attendibile, quando sappiamo perfettamente che le uniche notizie non manipolate si reperiscono proprio sui canali indipendenti, ai quali siamo ovviamente grati. Hanno diffuso lo pseudodogma che l'asintomatico sarebbe fonte di contagio, una circostanza fermamente esclusa dalla scienza onesta. Dicono che il vaccinato non è contagioso e si ammala in forma meno grave, una tesi sonoramente contraddetta dalle ultime statistiche diramate dalle autorità sanitarie inglesi e israeliane. I Novax sono considerati alla stregua di pericolosi untori, tutt'al più, come chiarito dai illustri virologi, è vero proprio il contrario. L'idrossiclorochina e altre terapie efficacissime, che avevano lo svantaggio di essere poco costose, sono state demonizzate e ritirate dal mercato con l'unico obiettivo di premere l'acceleratore sui sieri genici sperimentali. Le cure domiciliari sono state boicottate, così molte vite sono state inutilmente sacrificate sull'altare dello sciagurato protocollo vigile attesa e tachipirina reintrodotto dal nostro colpevole Consiglio di Stato che evidentemente non conosce la vergogna. Si tende a negare qualunque correlazione fra vaccini, effetti avversi e decessi, sebbene l'ultimo rapporto della Eudra Vigilance abbia confermato 20.000 decessi e 700.000 reazioni avverse, di cui il 9% gravi. Potremmo insomma continuare all'infinito. Le affermazioni veicolate al pubblico sono un cumulo di menzogne. Le oligarchie plutocratiche, non contente, ci dipingono Bill Gates e compari come filantropi. Pretendono di convincerci che OMS, AIFA, EMA, CDC, FDA e Ministero della Salute vogliano il nostro bene. Secondo le loro assurde teorie, il Green Pass avrebbe addirittura semplificato gli spostamenti. Il mantra andrà tutto bene, assimilabile a un'immagine capovolta nello specchio, si è tradotto in una sequela di nefaste conseguenze. Militarizzazione del paese, stato di polizia, diritti stuprati, maggioranza e opposizione compatti nel vessare la popolazione, piccole e medie imprese colpite al cuore, la sanità annientata, la scuola disintegrata, cittadini divisi dai veleni della delazione del sospetto, famiglie smembrate, amicizie distrutte, azzerata la socialità, soffocate spiritualità e cultura, censurato il libero pensiero, impennata di suicidi, incremento di mortalità per tutte le altre patologie. Intanto Big Pharma e le grandi banche esultano e si arricchiscono.
giorno di scuola per molti alunni e alunne. Io mi sarei presentata così ai miei bambini e bambine di classe prima, scuola primaria. Ciao, sono la maestra Michela. Ma domani io non ci sarò. Non ci sarò ad accompagnarli. Non ci sarò ad accompagnarli in questo momento speciale, in questo momento magico. Non ci sarò ad accoglierli, non ci sarò di fianco a loro, a questi bambini e bambine di cui ancora non conosco i volti e che forse non conoscerò mai. E mi dispiace molto di questo, mi dispiace non esserci, perché amo molto il mio lavoro, lo faccio con passione, ho scelto di fare questo lavoro e quando qualcuno mi chiede che lavoro fai, dico faccio la maestra e lo dico con tanto orgoglio. Per cui, quando il 6 agosto è stato emanato questo decreto che diceva che noi insegnanti per entrare a scuola dovevamo esibire un Green Pass, io ho sentito che veniva ricattata una parte di me molto importante, che veniva messo sotto ricatto un aspetto della mia vita, della mia persona che non era secondario, era importante, era significativo, un aspetto in cui mi riconosco, ci riconosciamo, un aspetto in cui noi maestre ci identifichiamo molto. E per cui mi sono sentita travolta da una specie di tsunami, ho provato, come penso anche le mie compagne di viaggio qui di fianco, ho provato un misto di rabbia, di sconforto, di delusione, di paura, di preoccupazione che mi ha preso anche la gola, lo stomaco, i reni, mi ha preso anche a livello fisico. Cosa ho fatto? Ho condiviso questa mia sofferenza con le mie amiche e i miei amici più cari. Ma ahimè, loro hanno risposto con il silenzio, non hanno manifestato indignazione per questa misura, non hanno espresso la loro disapprovazione, non hanno risposto al mio grido di aiuto, hanno risposto con il silenzio, ma quasi tutti, non proprio tutti, ma quasi tutti. Certo, anche il silenzio è una risposta, no? Che ti dice dove si collocano le persone. Mi trovo all'estero, lontana dall'Italia, ma mi è impossibile non sentirmi scuotere nel profondo da questa situazione. Continuo a sperare che il buon senso prevalga. Io lavoro da anni per unire le persone, non per dividerle. Non insegnerò in luoghi che escludono, proprio non potrei. Piuttosto resto nei boschi tutta la vita, maestra di danza e coreografa. Cara amica, tante persone si sentono così, come te, vaccinate e no, hai ragione, non è un bel clima. Persone contro persone, invece di vivere sereni le nostre scelte, qualsiasi esse siano. Forse il focus non è se è giusto o no vaccinarsi, ma tenere il timone fermo sull'unione fra tutti. Brava! Per il resto tutto un tempo, un assistente sociale. Abbiamo condiviso alcune azioni che volevamo condividere con voi. Concrete. La prima azione è stata quella di parlarne con nelle nostre riunioni, con le colleghe, con la dirigente scolastica. Non è stato facile, abbiamo trovato subito il muro. Ci dicevano che non si poteva parlarne, non era mai il momento, non era mai la sede, tanto era leggere, inutile discuterne. Noi abbiamo insistito, abbiamo detto che come insegnanti, come educatori, come educatrici, ci sentivamo chiamate a riflettere su questa misura che ritenevamo discriminatoria, che escludeva proprio nel posto dove invece da tanti anni noi ci stiamo dedicando all'inclusione di tutti. Siamo qua, vogliamo lavorare, siete voi che ce lo impedite, anche perché ci eravamo resi conto che molte nostre colleghe, anche care colleghe, persone con cui abbiamo un bel rapporto, proprio erano incredule di fronte alle cose, non ci credevano che potesse succedere una cosa del genere. Allora volevamo sia mostrarlo agli altri, ma anche per noi è stata un'esperienza particolare, perché anche noi abbiamo provato sul nostro corpo, sulla nostra persona, cosa vuol dire essere discriminate, essere escluse, ma l'abbiamo fatto con dignità. L'abbiamo fatto con autodeterminazione perché sentivamo che non facevamo nulla di male. Poi, altra cosa che abbiamo fatto, abbiamo inviato la lettera dei 1000 avvocati per la Costituzione alla dirigente. E ritireremo la tessera dei nostri sindacati. Bene! E
tutti. E poi pensiamo che la lotta deve continuare per riconquistare i nostri diritti e le nostre libertà sociali, per riprendere il dialogo anche tra persone che la pensano in modo diverso, per continuare a informarci e a documentarci, per condividere e portare avanti sempre dei gesti, delle azioni di protesta concreta, attiva, pacifica, ma molto determinata. La domanda è, che richiama il tema della manifestazione, siamo tutti nella stessa barca o siamo tutti nello stesso mare? No, non siamo proprio nella stessa barca, siamo nello stesso mare, alcuni su una nave da crociera, alcuni su uno yacht, altri su una barca a vela, altri con giubbotti di salvataggio, altri semplicemente nuotando con tutte le loro forze, e noi ora stiamo nuotando con tutte le nostre forze in questo mare così agitato, per dimostrare la nostra indignazione e preoccupazione per quello che sta succedendo, perché vogliamo immaginare un nuovo modo di stare insieme, un nuovo paradigma, uno stare insieme migliore in cui si dialoga, ci si aiuta, ci si contamina positivamente, per trovare insieme la strada da percorrere, che includa tutti e tutte, che non escluda e non discrimini nessuno. Allora, raccontiamoci, Nata, perché si è resa conto ai primi di aprile che eravamo stati traditi dalla politica, dai sindacati, dagli ordini professionali. Eravamo da soli come ha detto prima adesso l'insegnante, che si è sentita sola, abbandonata improvvisamente ai primi di agosto. Ecco, questo noi l'abbiamo vissuto come sanitari 3 mesi prima, ai primi di aprile. E allora abbiamo detto, c'è qualcosa che dobbiamo fare, ma prima di tutto dobbiamo fare qualcosa dentro di noi, perché è lì che inizia la rivoluzione. È lì che inizia non la resistenza, ma la riesistenza. Dobbiamo tornare ad esistere, perché noi abbiamo smesso di esistere per tanto tempo. Se siamo arrivati a questo punto, la colpa è nostra, anche di chi oggi è in piazza, anche mia, perché abbiamo permesso che si arrivasse a tutto questo. Quindi facciamoci un esame di coscienza prima di tutto. E una volta fatto questo esame di coscienza, andiamo a farlo agli altri, perché non bastano le persone che oggi sono qua in piazza, siamo comunque una netta minoranza, dobbiamo renderci conto di questo, dobbiamo aumentare di numero, dobbiamo far capire alle persone che oggi non sono qua con noi che è importante essere insieme a noi. Allora con il numero potremo cambiare le cose. E adesso hanno detto, vaccinatevi, prendete il Green Pass e tornerete alla vita di prima. È ovvio che se si è stati drogati in precedenza, adesso noi lo rivogliamo quel mondo. Ricolfi, un professore che molti di voi conosceranno, ieri o l'altro ieri sul giornale ha detto che anche se si raggiungesse il 100% dell'immunità di gregge, cioè tutti fossimo vaccinati, non ci sarebbe comunque l'immunità di gregge, perché questo vaccino è debole, cioè viene bucato. Quindi, come vedete, non è il numero l'importanza, l'importanza è che ci si pieghi a questa pseudo-religione. Se risaliamo un po' prima del Covid, c'è stato un disastro che è cominciato da tempo sui vaccini, dove risultava dagli articoli da giornale che gli scettici o comunque coloro che avevano riserva sui vaccini erano un ceto medio-alto di persone acculturate con titolo di studio. Poi altri articoli dicevano che la maggioranza dei medici e dei sanitari negli ospedali non volevano saperne per se stessi e per le loro famiglie. Ho cercato di spiegare che pian piano questa classe di persone, tra cui sanitari e medici e scienziati, erano contrari a questo uso indiscriminato. Oggi che ci tocca anche noi, molti dei nostri amici o fratelli sono, e noi stessi, diventati cavie, nel senso che siamo sotto una sperimentazione sociale, sanitaria, generale. Allora un pensiero a tutti, alle coscienze di tutti, se questo termine ha una collocazione sul piano universale. Se esistono creature che si può immaginare che siano nate per essere cavie. La comunità scientifica ha detto che è efficace e sicuro. Che cosa?
e si sta dimostrando che non è né efficace, tantomeno sicuro, se si riferisce all'applicazione di queste. Grazie, non mi pronuncio. Allora la risposta, l'ho cercata prima ancora che sul vocabolario nella logica. La comunità scientifica è l'insieme di tutte le persone che hanno a pari titolo professionale, qualifica scientifica, se medici, se farmacisti, se ricercatori, che a parità di titolo si esprimono sul mondo scientifico. Questa è la comunità scientifica. Detto questo, la maggioranza dei maggiori esponenti di questa appena citata comunità scientifica, di cui si annovera non uno ma due premi Nobel, anche quello che ha inventato i tamponi e tanti altri, si sono espressi profondamente contrari alla massificazione di vaccinazioni e di tutto quello che va dietro, tamponi eccetera. Grazie. Allora, io stasera vi parlo di Azzurra Barbuto. Sapete chi è Azzurra Barbuto? È una giornalista, però ha un problema, è una novax. Ieri sul suo profilo Twitter ha denunciato che è stata oggetto da parte di ignoti di un colpo d'arma da fuoco sparato sulla finestra di casa sua. Dov'è la magistratura? Dov'è lo sdegno dei giornali, TV, istituzioni di fronte a un siffatto gravissimo atto intimidatorio? Noi siamo i Wovax, i terribili Wovax, siamo pieni di uova. Fare una rivoluzione con le uova, ma questa gli sparo e non viene fuori un mezzo articolo su un giornale. È una giornalista di Libero, ok? Vergogna! Politici, sindacati, associazioni di categoria, cantanti, attori, sportivi, media e mainstream sono diventati un unico grande coro narrativo. Che storia però, ma in maniera decisamente visibile, con la Costituzione e i diritti fondamentali dell'individuo. Ma qual è il problema alla fine per loro? Mors tua, vita mea. I soldi hanno preso loro, sai, noi no. Noi perdiamo il lavoro ovviamente. Però i Novax sono un'elite finanziaria, sono potentissime, vengono a dirci i giornali. Abbiamo gli hacker russi addirittura dietro. Ma quale dittatura? Ma perché? Perché vorrebbero tutto ciò? Perché? Perché le logiche delle multinazionali non sono le stesse dei cittadini o degli stati. Le multinazionali ragionano come dei psicopatici, devono fare il fatturato, ok? E a qualsiasi costo devono ingrandirsi, non c'entra nulla la società, la socialità, non gliene frega assolutamente niente. E sappiamo benissimo quanto sia difficile ed illusorio poter parlare ancora di stati sovrani. Questi hanno dei fatturati che sono 10 volte quelli degli stati. Chi comanderà alla fine secondo voi? Lo Stato o chi li finanzia? Vogliono controllare il nostro futuro, è quello che hanno sempre voluto, cioè siamo resi conto tardi, è tutto partito anni fa questa situazione qui, perché nessuno chiede mai le cure domiciliari, ma chi ha voluto questa situazione? Perché nessuno si chiede chi ha voluto questa situazione, siamo fuori via. Dobbiamo capire chi ha voluto e capire, identificare i veri colpevoli, perché ci stanno distraendo, ci stanno dividendo, Novax, Provax, siamo tutti cittadini, ma quali Novax e Provax? Poi lo chiamano vaccino, dovrò chiamarlo terapia genica, no, neanche terapia genica, dovrò chiamarlo caos genetico questo vaccino, caos genetico, milioni di mRNA entrano anche a caso nelle cellule e provocano alterazioni dei processi vitali con compromissioni della salute del vaccinato. Ma il medico dov'è dopo dopo che sei vaccinato? Ciao bello, ciao, grazie, ciao. Tu fai notare alcune incongruenze narrative di vario genere. Le risposte che ti arrivano sono spesso nervose, aggressive, di autodifesa e poi di attacco. Quel che dici è inaccettabile, non può essere così. La loro mente rifugia il fatto che possa esserci un progetto. Hanno timore di quel che dici. Glielo si legge negli occhi. Non è che contestano i contenuti. Ovviamente è lecito avere idee divergenti, ma il punto è che a parte rari casi, non riescono mai a entrare nel merito della questione né approfondire alcunché. E se c'entri tu in modo chirurgico, ti dicono, perché tu lo sai invece. E perché dovrei credere a te, al blogger?
e chi cazzo saresti soprattutto, no? Me l'ha detto in televisione, stamattina in radio. Cioè, secondo te si vedono tutti d'accordo e anche pro. E nel mentre ti scrutano quel mix di compassione e disprezzo, perché quello che ci succede, perché questo sono quelle discussioni, è ancora utile sbattere la testa con queste persone, cercare il dialogo, il confronto con esseri umani schierati in tal maniera, in maniera? Invece sì che dobbiamo cercare il dialogo, e invece sì, non dobbiamo dividerci, dobbiamo essere la parte dell'amore. Noi non dobbiamo essere la parte della violenza come vogliono identificarsi. Non siamo violenti, loro sono i violenti. Io vedo persone violente ogni giorno in televisione che dicono italiani chi odiare e chi no, e adesso siamo noi violenti. Stanno gridando lo Stato, lo Stato siamo noi, lo Stato siamo noi, lo Stato siamo noi, lo Stato siamo noi, lo Stato siamo noi. Dopo qualche settimana di pausa, a cui giustamente non si nega nessuno, si è ripartiti a piedi pari spinti a tutto regime. Come è iniziato questo nuovo anno? Con i droni in spiaggia, con escalation di odio, procurato allarme sui dissidenti, i terribili Novax o Wovax, forse più Wovax, ma abbiamo le uova, i potentissimi Novax, di vite, no, pensavo prima, con titoloni da anni di piombo sui giornali. Poi arriva finalmente la conferenza delle conferenze di Mario Draghi con Speranza, che non era una conferenza quella, sembrava un teatrino, c'erano le domande, sono parte integrante della conferenza, ok? Sono questo che non ce ne rendiamo conto di questi teatrini. Bravo! La cosa che è molto importante, bravo, è che nella Carta Europea c'è ben scritto che non può esserci discriminazione alcuna nei confronti di chi non vuole vaccinarsi. Ma cosa succede in Italia? Che questa frase non viene tradotta? Fatalità, eh? Non viene tradotta come l'articolo della Costituzione, non viene tradotto in ultima parte. Ricordatevi che l'orizzonte della libertà, a quello a cui noi teniamo, ok? Perché più ci dividono, più noi ci uniamo. Dobbiamo pensare una cosa, non dobbiamo guardarle male queste persone. Hanno fatto la loro scelta e la gran parte di loro l'hanno fatta non perché non era condizionata una vera volontà, è perché sono stati condizionati e manovrati dall'alto o ricatti lavorativi. Non si può scegliere tra lavoro e vita, non c'è alcuna scelta. Noi dobbiamo cercare di coinvolgere, ricordate che nei prossimi mesi saremo molti di più di quelli di oggi. Perché? Perché queste persone si sono fidate, hanno capito cos'è successo e ce le troveremo in piazza e saranno molto arrabbiate anche loro. Dobbiamo essere dalla parte dell'amore. Dalla parte d'amore, lo so che non è facile, io so che sono un sognatore, ma ricordate che solo con l'amore riusciremo a vincere questa battaglia. Ciao a tutti ragazzi, grazie Venezia, grazie, ciao!